anni a prendere un attrezzo così moderno, a questi anni, alla mia età, è stato un po' duro, ma adesso mi arrangio e vado avanti bene. Dotare gli anziani di strumenti tecnologici per contrastare l'isolamento e la solitudine e conservare le relazioni sociali. Il progetto europeo eCare, finanziato dal programma interregionale Italia-Austria, ha trovato proprio a Treviso, tramite l'ISRA, un'importante applicazione. Parte dal dato che fa riflettere che circa il 7,2% della popolazione europea non incontra amici e parenti neppure una volta l'anno. Ma stare da soli fa male anche alla salute, visto che favorisce l'insorgere di patologie cardiache, depressione, stress, situazioni che il lockdown ha aggravato. Purtroppo è arrivato il Covid, che ha dimostrato la validità di questo progetto. Infatti, gli anziani veniva dato in dotazione un tablet e uno smartwatch e per contrastare appunto l'isolamento. In questo caso ha avuto grande efficacia in questo periodo di lockdown. A Treviso 80 anziani hanno fruito di questo tablet e dello smartwatch e è andato estremamente in maniera positiva. Un progetto che complessivamente ha fatto sì che l'Europa ci abbia dato 810.000 euro e Israele ne ha utilizzati 334. Il progetto ha coinvolto cittadini tra i 65 e gli 85 anni di Treviso, Belluno, Pordenone e Klagenfurt. Sperimentare, testare, far vedere che funziona, che i contatti sociali funzionano anche in via digitale è stata una cosa importantissima. Il fatto che gli anziani non siano disposti a usare le tecnologie digitali è una leggenda falsa. Bisogna capire quali sono le condizioni, che sono anche abbastanza semplici, per agevolarle. E credo che le persone che prendono decisioni importanti in questo tema stiano cominciando a capirlo molto bene.